Buonasera da Mayra Trevisan e benvenuti a questo spazio notizie dedicato al Friuli Venezia Giulia. Apriamo con la cronaca. Tragedia nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 17, al parco Piuma di Gorizia, dove un 17enne ha perso la vita durante un bagno nell'Isonzo. Il giovane si era tuffato nel fiume ma non è più emerso dall'acqua. Subito è scattato l'allarme. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del comando di Gorizia con il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale di soccorso subacqueo acquatico di Trieste e del personale sanitario. Dopo circa 3 ore di ricerche, i sommozzatori dei pompieri hanno trovato e recuperato il corpo, purtroppo senza vita, del 17enne. Il giovane, di origine tunisina, era in compagnia di un gruppetto di ragazzi stranieri che hanno subito lanciato l'allarme. Era ospite da oltre un anno del centro San Luigi, la struttura salesiana che accoglie minori non accompagnati. Ancora a cronaca, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Aurisina hanno fermato il borseggiatore dei parchi. L'uomo, un 48enne rumeno, era ricercato per svariati furti con destrezza che gli erano valsi una condanna a 2 anni e 7 mesi di reclusione. Il ladro si era specializzato nei colpi nelle aree verdi, teneva d'occhio le persone che cercavano un momento di relax all'ombra degli alberi su una panchina o su una coperta. Sfruttando un momento di distrazione entravano in azione facendo sparire portafogli e smartphone. A tradirlo però era stata la sua silhouette. Tutti i derubati si ricordano chiaramente di aver visto una figura piuttosto corpulenta. Erano così scattate le denunce, ma il ladro si era preso una pausa dalle sue attività facendo perdere le proprie tracce, fino all'incontro con i militari che lo hanno sorpreso su un bus di linea proveniente dalla Romania. Per lui si sono aperte le porte del carcere del Coroneo. Cambiamo argomento. Udine si prepara a inaugurare la 28esima edizione di Friuli Doc con un programma ricco di qualità ed esteso nei contenuti. Prerogativa necessaria per una kermesse che non rappresenta solo un prodotto o un singolo settore, ma la celebrazione della cultura, delle tradizioni, dello spirito e delle eccellenze vinicole e gastronomiche di un territorio grande e variegato. L'inaugurazione in programma il prossimo 8 settembre alle ore 17:30 sarà l'occasione per dare il via a una 4 giorni durante i quali la città offrirà ai suoi ospiti un fuoco d'artificio di opportunità di svago, studio, intrattenimento e gratificazione dei sensi. L'evento potrà contare sul volano offerto dall'eccellente performance turistica registrata in questi mesi. L'offerta di Friuli Doc sarà distribuita nelle più belle vie e piazze del centro: Piazza Libertà, via Mercato Vecchio, il Castello, via Savorgnana, via Aquileia, piazza Matteotti e tutte le altre tradizionali sedi dell'evento, dove si distribuiranno stand, esibizioni di show, cooking, incontri, concerti, aree degustazione, laboratori, mostre ed esposizioni. Tra i protagonisti non mancheranno le eccellenze friulane come il prosciutto di San Daniele e il Montasio, le specialità della montagna, della collina e del mare, i produttori di Io Sono Friuli Venezia Giulia, piante, funghi, spezie, frutta e verdura del territorio, gli stand artigiani e gli stand gastronomici di Trieste e della Stiria. Un'ultima notizia: è stata inaugurata a Passons Fieste in Pais, giunta alla 108esima edizione. La manifestazione è un contenitore di eventi culturali, musicali e di intrattenimento. Vediamo il servizio. È stata inaugurata Passons Fieste in Pais, giunta alla 108esima edizione. La manifestazione è un contenitore di eventi culturali, musicali e di intrattenimento organizzati dal gruppo folcloristico di Passons, con annessa scuola di musica. Dall'associazione All'ombra del campanile, che ha promosso tutti gli eventi culturali, le mostre e gli spettacoli teatrali, e dalla parrocchia, che ha messo a disposizione i locali e l'esperienza decennale per coordinare persone, chioschi, cucine e tutto quello che riguarda la logistica.
Come buon auspicio dell'inizio della festa, durante l'inaugurazione sono stati liberati decine di palloncini con un messaggio bene augurante dei bambini del catechismo e del centro estivo della scuola di musica. Il programma della manifestazione risulta quest'anno arricchito con ulteriori novità e collaborazioni. Tra gli appuntamenti più importanti, venerdì 9 settembre, la presentazione del libro 15 mesi di Edi Fabris, che dialogherà con Bruno Pizzul, alternandosi ai canti tipici del coro alpini di Passons. Sabato 10 settembre, invece, l'evento musicale Passons and Songs, giunto alla 7ª edizione. E questa, che è la 108ª edizione, come dicevi benissimo Mayra, è una kermesse che unisce cultura, musica a divertimento, perché una non può essere mancante dell'altra, diciamo, no? Quindi un grande collante musicale con delle mostre, della parte teatrale, c'è pure il cinema, la novità di cucina, perché anche la cucina si è ammodernata in questi anni e abbiamo anche la vorace napoletana fatta dai nostri maestri pizzaioli, quindi una sagra a tutto tondo che vuole essere un momento di ritorno dalle ferie per ritrovarci insieme, per stare qualche serata, qualche piacevole momento da condividere. Diciamo che questo è un evento che si va sempre più ad evolvere nel corso degli anni ed è sempre più variegato. Ci ha infatti raccontato che ci sono tanti eventi di tipo culturale, di intrattenimento musicale e un fiore all'occhiello proprio di feste in paese, Passons and Songs. Allora, se mi fai parlare di Passons and Songs non smetto di parlare, perché Passons and Songs è veramente un'idea che è nata proprio qui nell'ambito di questa fiesta in paese nel 2015 e da lì non si è mai fermata, perché neanche la pandemia ci ha fermato. Abbiamo fatto nel 2020, mi ricordo, un'edizione che c'era solo quello, penso sia l'unico evento che è stato realizzato nell'estate del comune di Pasean di Prato, un evento che richiama comunque concorrenti che si vogliono mettere alla prova nelle abilità del canto da tutta la regione, e quindi un appuntamento molto importante. La peculiarità di questo concorso è che tutti i concorrenti sono accompagnati da una band dal vivo, quindi non hanno basi sotto, e la finale è secca, le preselezioni vengono fatte online e quindi in finale accedono 12 finalisti che si contendono il trofeo nella categoria cover e nella categoria inediti. Fiesta in Paese è anche un contenitore culturale con diverse iniziative, tra cui una mostra di sculture lignee dello scultore friulano Tiziano Romanelli e organizzata dall'associazione All'Ombra del Campanile. È vero, l'associazione è presente in paese, in comunità, con diverse attività, sia attività motorie in palestra, sia attività culturali, sfruttiamo le sale dell'oratorio, gite, mostre, praticamente siamo molto impegnati. Questa è una mostra che quest'anno abbiamo voluto proporre proprio qui in Fiesta in Paese, perché, ripeto, la cultura deve essere presente in questi eventi. L'autore, Tiziano Romanelli, di questa mostra mi ha colpito da subito per la sua caratteristica di fare sculture. Lui lavora su legno, su pezzi unici, e poi da quel pezzo ricava un qualcosa che si può vedere che è per me qualcosa di favoloso. Beh, si tratta di sculture, ovviamente in legno, come si può vedere, che nascono praticamente da un unico blocco di legno in varie forme. Mi ispiro un po' a grandi artisti del passato, tipo, non so, Henry Moore, piuttosto che Escher o qualcun altro. E mi piace creare da me le mie, anche creare da me le mie sculture, per cui non si potrà vedere di queste cose da altre parti, perché sono uniche. E sono molto appassionato di legno, dall'albero al legno che lavoro, per cui sì, questo è il mio hobby. Quante opere sono esposte innanzitutto qui in questa mostra? Una sessantina circa, credo, una più una meno, adesso non ho... Non solo sculture in legno, vero?
Allora, non sono tutte sculture che nascono da un unico blocco di legno, ma ci sono anche degli intarsi, dei collage, delle foto elaborate. Ci sono delle foto che nascono dal digitale, poi vengono trasformate in messe sul legno. Bene, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, un saluto da Mayra Trevisan in regia Davide Nucera, buon proseguimento con i programmi di Caffè TV 24.